giorno, ho la batteria scarica, speriamo duri almeno per fare questa mini ripresa. Sono a casa, ovviamente, sono in quarantena, chiaramente. Sentite la lavastoviglie e oggi è l'ultimo giorno, anche nei giorni precedenti non ho vloggato, vabbè, sapete perché, cioè, stando sempre qui non ho veramente voglia, cioè ho passato veramente una settimana oscena dove o mangiavo o stavo a letto, o mangiavo, stavo a letto, giocavo con mia figlia e basta, ma non facevo neanche le cose di casa perché Aurora, stando male, voleva stare sempre attaccata, quindi fare le cose con lei è impossibile. Quindi adesso che mi sento bene, che lei sta dormendo, cosa fa una mamma quando i propri figli dormono? Ne approfitta e sistema. Mi vergogno quasi, ma guardate quanta roba ho da lavare. Mi trasbordano, raga, che poi non li ho lavati, cioè avendo possibilità, perché ovviamente non mi andava poi di piegarli. Quindi nella mia testa mi sono detta, qua mi sono grattata perché mi hanno punto le zanzare, mi sono detta, che lavo a fare se tanto poi li devo accumulare? A questo punto li lavo, li lascio accumulati qua. Che ragionamenti malati. Claudio sta fuori, infatti non so come fa, visto che so quasi, penso le 2, l'1 e 40, a sistemare il giardino, deve mettere un po' a posto, ne sta approfittando anche lui per fare queste cose, quindi io mi sto occupando di casa e lui dell'esterno, c'è tutta l'etera del vicino che praticamente ci ha inondato e quindi lui si sta mettendo a fare quello. In realtà adesso preparo il pranzo, ma non abbiamo grandi cose, sto sperando di essere negativa, perché oggi vado a fare il tampone, così almeno poi potrò fare la spesa. Tra l'altro Claudio è stato carinissimo e mi ha detto, visto che non esci da una settimana, perché lui si è positivizzato dopo, oggi se sei negativa, chiaramente, cioè faccio il tampone, torno a casa e vedo il risultato, se è positivo chiaramente mi toccano altri 5 giorni, se è negativo ha detto vai al centro commerciale, fai un po' di shopping, visto che sono iniziati i saldi, prendi un po' di tempo per te, sto io con la bimba, perché la bimba in realtà non sta bene, quindi anche con il consulto della pediatra, anche che mettete caso è negativa, abbiamo deciso di farlo tra 2 giorni il tampone, perché adesso ancora ha tanto raffreddore, eccetera, cioè, secondo me è ancora positiva lei, c'ho ancora i sintomi, quindi è inutile che vada a fargli il tampone sotto stress, con sto caldo, la lascio tranquilla a casa, tanto comunque Claudio starà a casa nei prossimi giorni e poi farà il tampone successivamente e quindi niente, lui rimane a casa con la bimba e io, se sono negativa, mi vado a prendere un pomeriggio, 2 orette, insomma, perché poi mi mancano, o comunque io ho i sensi di colpa quando faccio queste cose, quindi tornerò. Gli ho detto anche di farmi sapere come starà Aurora, perché se Aurora, cioè, mo che sta male, cioè, tipo la mammite, quindi non mi va che comunque Claudio si sovraccarichi di responsabilità, di, non lo so, come si può dire, vabbè, insomma, avete capito, mi dispiace, non lo so, mi faccio troppe pippe mentali. Detto questo, adesso preparo il pranzo con le poche cose svuota frigo che ho, infatti pure tipo non ho neanche ripreso perché faccio sempre le stesse cose. Non fate caso a casa, a casa è proprio un disastro, non la dovete guardare. Penso che ora mi metto a lavare un attimo il bagno e poi preparo, vedo un attimo. Allora, pranzetto pronto. Amore, eccolo qui che è tornato dal giardino praticamente. Mamma mia, ho fatto una doccia perché in giardino ho grondato. Esatto, e adesso c'è il pranzo che, come avete visto, sono semplici hamburger. Avevo quelli vegani, quindi ne facciamo uno e uno normale. Cioè, infatti i vegani non ridiranno da questa scelta, però va bene. Sì, non ha molto senso. Comunque, perché in realtà ci piace il sapore che stanno praticamente di funghi. E poi le patatine. Tra l'altro qua stavo lavorando al PC, aiutatemi. In tutto ciò abbiamo messo il diffusore e la citronella, raga, quello che ha preso Claudio da Risparmio Casa, e devo dire che funziona, anche la candela, sempre di Risparmio Casa, la citronella funzionano. Sì. Perché non mi pizzicano più, cioè prima avevo tipo 30 mozzichi al giorno, adesso ce ne avrò uno sporadico. E basta, amore, la vuoi accendere la candela? Cioè, Claudio è un tipo che accende le candele, sì, anche d'estate, è, sì, pazzo. Però poi la luce non vuole che è accesa perché quella emana calore. Cioè, dimmi che coerenza. Beh, è perché questa. È giorno, non ha senso avere la luce accesa, mentre tu sei una che accende le luci sempre. Esatto. Al contrario. Tanto però io ho la cosa che accendo le candele, ma perché mi piace l'odore. Tanto la pago io la bolletta della luce, quando la pagherai tu, mi sa che mi toccherà spegnere.
Allora ragazze, sono in macchina, praticamente sono arrivata davanti al centro di analisi dove andrò appunto a fare il tampone, tra l'altro dichiarando che appunto è il tampone di fine quarantena. Un'emozione gigante di prendere la macchina, l'ho preso in un orario dove non c'è il traffico, ma in compenso si muore di caldo, infatti ci ho messo 5 minuti per arrivare e ho capito anche il perché. Dita incrociate, speriamo bene, anche se non vedo nessuno. Meglio, perché almeno uno non contagio e due farò subito, si spera. Allora ragazze, sono tornata a casa, in realtà è quasi praticamente ora di cena, cioè è ora di cena, sono quasi le 8. Aurora ha fatto merenda tardi perché ha dormito e niente, finalmente vi comunico che io sono ufficialmente la prima negativa della famiglia. Certo, sì. È facile così, adesso te ne vai in giro, sei a fare baldoria. Mm-hmm. Non tornerò mai. Comunque, nonostante Claudio mi aveva proposto di farmi un giretto al centro commerciale, non ho avuto modo perché praticamente sono rimasta a editare tipo 2 ore, un video di 1 ora, quello di Minorca. Però almeno è venuto come mi piaceva. E nulla, siccome comunque dovevamo fare la spesa online, ma visto che sono negativa vado io, compro delle cose al volo, c'è una mosca o zanzara che mi gira intorno e solo per questa sera credo, e non lo so, mo vedo, mi lascio ispirare visto che non esco da una settimana. Preparati amore, torno tra 2 ore più o meno. Ciao. Tu non mi devi cercare, devi cercare papà adesso. Papà. Allora ragazze, sono tornata a casa, vi faccio vedere al volo cosa ho comprato. Allora, questi che sono i fake Maxi Bon Crispy Pancake Stracciatella del marchio Gelatelli, non li ho mai assaggiati, ho preso anche gli originali così li potrò paragonare. Sicuramente farò un reel o su Instagram o su TikTok, quindi seguitemi. Sempre come gelato mi ispirava questo al burro di arachidi e nocciola della Memondo, è vegano. Altre cose che ho comprato poi sono gli yogurt mix, questi qua hanno vaniglia e wafer al cioccolato per fare lo spuntino il pomeriggio. Anche se vi devo dire la verità, non si sa per quale motivo, che c'è? Alexa, 4 minuti. Non si sa per quale motivo sono dimagrita. Ho perso tipo 3 kg in questa quarantena. Comunque poi ho preso i wrap, questi qua, sempre per fare tipo una specie di deal, non lo so, vabbè, comunque della Kennedy. E sono della settimana americana da Lidl. Questo è lime, pepe e manzo. E poi questo è chicken salsa. Quindi sono curiosa. Come affettati ne ho presi un sacco. Ne abbiamo, sentite io. Negroni, prosciutto cotto di alta qualità, poi prosciutto alta qualità ma sgrassato, questo è del salumiere marchio Lidl praticamente e ha solo il 2% di grassi, col 50% in meno di grassi mortadella di pollo, affettato di manzo, gustoso ed equilibrato, questo piace un sacco a Claudio, praticamente sa un po' di bresaola, giusto? Sì. Poi c'è il prosciutto di Parma DOP, ho comprato tanti prosciutti anche se sarebbe meglio comprarli affettati al momento perché soprattutto col caldo non ci ho molto di cucinare, quindi o ti fai una piadina o ti fai tipo la friselle, c'ho bambini un affettato, insomma per delle cene o dei pranzi veloci o anche Claudio quando va al lavoro si fa magari un panino. Poi ho preso i gnocchetti questi qui, che sono quelli di patate ma microscopici, a parte rimangono più duretti, quindi secondo me anche più buoni, non si spampinano. E poi sono diciamo piccoli che vanno bene anche ad Aurora senza doverli tagliare. Poi ho comprato praticamente della settimana XXL questi qui che sono 15 chicken nuggets che all'interno hanno praticamente la salsa curry e la salsa chili dip, salsa dolce. Poi per Aurora ho comprato i formaggini questi qua classici, sempre della settimana XXL, quindi praticamente sono 32 pezzi. Poi ho preso sempre come affettato questo qua che piace un sacco a Claudio, che è appunto l'arrosto di petto di tacchino. Poi per questa sera ci mangiamo queste salsicce, che qua c'è scritto salsiccia a punta di coltello. Ora voi mi dovete spiegare che cosa vuol dire. Ne ho prese solo 3 perché mi sembravano un po' più... Punta di coltello. Eh. Che è tagliata non con un macchinario ma con un coltello, quindi è un po' più spessa. Ah, quindi non è macinata fine. Non è macinata fine, bravissima.
quindi non è che mi piace molto che ho fatto la cavolata. Vabbè, comunque sia, l'ho preso per cena sperando ci sazino, al massimo accompagniamo con qualcos'altro. Poi ricottine, queste per la pasta ad Aurora, le trovo meravigliose, cioè a me non piacciono, diciamo, però non sanno tanto di ricotta, quindi anche per chi non gli piace questa è una valida alternativa. Formaggio fresco light spalmabile, sempre settimana XXL, con questo ci facciamo la pasta, è molto buona. A Claudio ho comprato le mandorle perché erano finite, lui non si decide mai a comprarle perché ultimamente già so care, hanno anche aumentato i prezzi, quindi dice no dai, quindi le ho prese. Poi ho preso questo che è il latte parzialmente scremato, c'è Aurora che fa no, perché no, non ho trovato Zimil, raga, da quando lo vedo online è ormai è finito, non si sa. Poi ho comprato la Huercasa Sabonera Hell Country, mais dolce precotto, in poche parole, le pannocchie. Ci piacciono un sacco, detta così può essere male, pensate quello che vi pare. Poi tonno, semplice tonno in scatola, anche qui era finito tutto, il tonno era finito, ho preso questo tonno striato al naturale, lo proveremo. Una cosa che volevo farvi vedere che dovete assolutamente comprare è la hummus. Con barbabietola rossa, è vegana, è buonissima, noi l'accompagniamo spesso anche con le piadine, insomma. Per Aurorins, qui c'è scritto dai 12 mesi, però la Lidl praticamente molto spesso lancia dei prodotti, li fa vedere in negozio e poi tipo non li riporta più per 18 anni, quindi ho detto siccome tanto Aurora tra un mese manco 20 giorni fa un anno, a questo punto gliele prendo. E ho preso i Crick, che sarebbero i biscotti della Plasmon, solo che salati. Questi sono con piselli, spinaci e basilico. E ne ho presi per sbaglio due confezioni, perché ce n'era uno alla zucca. Io con una cretina li ho presi così. In totale ho speso 65 euro, raga. Poi ho preso i Puff, che sarebbero i Puff, solo che non potevano chiamarli Puff, quindi li hanno chiamati Puff. Dei bambini, allora questi sono tipo il coso del mulino, piselli e mais dolce, e invece questi sono proprio tipo a stickers e a stick volevo dire, questi ispirano un sacco, cioè li mangerei io. Praticamente sono lenticchie e patate dolci, ovviamente tutti gli snack sono senza sale aggiunto e non sono fritti, ci sta scritto, quindi ve lo dico qualora vogliate, come sempre io lo dico queste cose. Le prendo soprattutto per quando siamo in giro, per avere una valida alternativa, perché sennò uno è costretto a dargli cose che trovi in giro che sono sicuramente più grasse e non adatte ai bambini. Uova bio, queste qua. Poi ho preso questa qui che è una tisana a freddo, sgonfiante e digestiva, con fragola, limone e zenzero. Praticamente voi mettete queste bustine nell'acqua, mi sembra una un litro, una cosa del genere, comunque ci sta scritto tutto. Le dovete lasciare due filtri per una bottiglia, mi sembra, massimo tre al giorno, vabbè comunque 7 minuti in infusione, e praticamente insaporiscono l'acqua. Quindi un po' tipo i cosi, come i Bolero, esatto. Per farvi capire. Pagate circa 3 euro, ce ne sono un sacco comunque, e questi mi aiutano tantissimo, veramente tantissimo, a bere più acqua. Questo è il prodotto che ho preso per Claudio, ho pagato 3 euro anch'esso, è il Ride Mosche e Zanzare Plus. Azione rapida, elimina anche le zanzare che non vedi. Qua c'è scritto non danneggia le piante, quindi ci piace. Ultime cose, poi giuro vi lascio, Coca-Cola, zero zuccheri, stava in offerta e l'ho presa, e Claudio ha voluto la Monster e quindi gliel'ho presa. Diciamo che non fa tanto bene, credo, questa, ho letto delle cose. Sì, vabbè, comunque, e basta, questa è la spesa, ragazzi. Comunque, volevo anche dirvi che oggi è il matrimonio del fratello di Claudio, quindi tanti tanti auguri di cuore. A noi ci sarebbe tantissimo piaciuto esserci, abbiamo speso 152 euro e qualche centesimo di volo che non abbiamo mai preso, niente, siamo stati un pochino in videochiamata, ma giusto 2 minuti, perché comunque si devono godere la giornata che è per loro. Vi dico solo che
che ancora stanno festeggiando da questa mattina. Purtroppo è andata così, la madre era a pezzi, devo essere onesta. Infatti, al di là di tutto, di essermi persi il matrimonio, di esserci persi il matrimonio, di non essere stati accanto al fratello di Claudio in una giornata importante, se non la più importante della propria vita, più che altro eravamo dispiaciuti soprattutto per la nonna, che non vede Aurora da quando? Febbraio? Febbraio? No, a Pasqua siamo scesi, mi sa. No, a Pasqua è venuta tua sorella. Sì, quindi febbraio. Quindi un bel po' di mesi, 4 mesi, e sinceramente siamo, cioè, dispiaciuti, ci si è stretto il cuore, però purtroppo, a parte sono tanti invitati, ma poi essendo positivi uno non è che può andare a contagiare, siamo segnalati ovviamente, quindi uno è conscio di questa cosa, quindi al di là di starci male non abbiamo potuto fare un granché, quindi ecco perché in questi giorni eravamo, soprattutto io, nervosa, non ho ripreso e tutto quanto, perché è capitato questa situazione proprio nella settimana sbagliata, non che ci sia una settimana giusta, però capite bene che ti rode, quindi niente, vabbè, ci dispiace e a parte questo nulla, che altro dirvi, che mi sono buttata la Coca-Cola addosso, basta, vado, domani ritorno al lavoro. Ragazzi, credete che è l'unica cosa per cui volevo ancora rimanere positiva? Ci credete? Perché ci stanno tutte scadenze, 7:30, dichiarazioni, non ne posso più. Una pronta, pannocchie e salsiccia. Basta, buona cena. In tutto ciò, raga, sto chiamando papà, che ancora tra tutte le cose mi sono scordata di dirgli che sono negativa e che finalmente ci vedremo, perché lui era quello che più avevo l'ansia di aver contagiato, visto che sta giocando, che è un soggetto, diciamo, debole, come si può dire? Sì, a rischio. A rischio, quindi c'ho l'ansia che l'ho contagiato, Finalmente gli dirò che sono negativa e domani ci vedremo dopo 10 giorni. Mm-hmm. Se mi risponde. Quando il mio pancino diventa grande, i colori con me. Non mi risponde. Ciao, pa, come stai? Bene, meno male. Senti, c'ho una notizia bellissima. Sono negativa. Quindi per la tua gioia domani ci vedremo. E Aurora? Aurora la fa mercoledì. Ah, ok. Quindi domani ci vediamo. Ok. Ciao. Devi mostrare più entusiasmo, tipo che bello. Io sono contento, che c'entra? Solo che mi dispiace della piccolina. Lo so, ma tanto c'è il papà con lei. Il matrimonio come andava? Stanno ancora a festeggiare, Marcello.